sì, nuovo video. Oggi abbiamo il nostro caro marinaio Fioreffe. Questo è da gonfiare però, eh. Ok. Comunque questo è il mezzo che ci condurrà presso il Canyon del Trentino, o no? Canyon del Trentino. Quindi si parte così. Finiamo di montare tutto e dai. Oggi siamo a Lago di Santa Giustina, in provincia di Trento, e oggi andremo alla ricerca del canyon presente in questo lago. Allora, non si sa molto di questo posto, ma da quelle pochissime foto che ho visto deve essere una fottuta figata. Lì davanti a noi, piccolino piccolino, c'è un'altra imbarcazione, sempre uguale alla nostra, un kayak Explorer K2, con due ragazzi che abbiamo appena conosciuto. Bravo Fiore, bravo. Vedi che avresti preso il ritmo senza schizzare. Comunque, lo spettacolo di questo lago è che abbiamo a destra bosco, davvero trentino, e a sinistra un'intera piantagione di mela melinda. E direi che stiamo iniziando ad entrare nel nostro canyon. Canyon Novella. Canyon Novella. Si inizia a intravedere qualcosa, dai. Una vera bomba questo posto. E così abbiamo beccato anche i nostri compagni di viaggio innominati. Com'è che vi chiamate? Luca e Matteo. Luca e Matteo. Matteo d'altronde è un nome bellissimo, visto che è anche il mio nome Matteo, quindi è perfetto. Oh, ma lì c'è una corda però per fare i tuffi, Fiore, e non la vogliamo sfruttare? Andiamo dentro al ritorno. Ma adesso fa caldo. Beh, non è che farà... Beh, no, perché magari ne troviamo di moltissimi, è un peccato fermarci al primo, no? Uno a remare, finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare. E così siamo riusciti a trovare la porta d'ingresso di questo canyon. Bravo Fiore, non sbagli un cazzo, eh? Ma che roba. Thank you.
addirittura un ponte, chissà, dismesso, ma probabilmente più sicuro di alcuni ponti. Dai, yeah. Procediamo? Procediamo, dentro là. Innanzitutto siamo sul rio del torrente Novella, che poi confluisce nel lago di Santa Giustina. Lo stiamo risalendo e abbiamo appunto fatto il primo canyon dei tre. Non tutti e tre sono accessibili durante tutti i periodi dell'anno. Perché nei periodi estivi l'acqua sale di livello, mentre in quelli invernali, essendo ghiacciato, l'acqua è molto bassa, quindi si riesce a vedere anche tutti i ponti che ora, nel periodo estivo, come appena detto, vengono sommersi. Dai che ci e siamo. Niente, e quindi direi che ecco qua, questo qui sembra proprio l'ingresso della seconda forra o canyon. Let's go. Dai, vai come vai, vai come vai. Se questo posto vi è piaciuto, ma soprattutto se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere like sotto. Ragazzi, siamo quasi arrivati alla sponda, quindi possiamo dire che anche questo video è finito. Da me e dal buon Fiore, ci vediamo al prossimo video.